Buon pomeriggio e bentrovati telespettatori di Le Fonti TV. Bentrovati al primo appuntamento del nuovo format originale targato Le Fonti. Agora Fiscale, un osservatorio che vuole descrivere i cambiamenti in ambito fiscale che stanno attraversando l'Italia, ma non solo. Come sappiamo, nell'agenda del governo Draghi l'ha detto da subito, prioritaria la riforma fiscale, ma non riguarda soltanto, dicevo, l'agenda italiana. Infatti il fermento è grande a livello internazionale. A livello europeo si parla anche di un'armonizzazione delle misure dei sistemi fiscali. Noi proveremo in un appuntamento mensile a descrivere, a capire insieme ai nostri ospiti le tappe di questo processo. Bene, non saremo soli nella descrizione, come dicevo, ci saranno degli ospiti, in particolare abbiamo il piacere di ospitare un osservatorio privilegiato della materia fiscale, l'Associazione Fiscalisti di Impresa. Do quindi il benvenuto al suo presidente Massimo Ferrari e a Laura Beretta, un componente del consiglio direttivo proprio di AFI. Benvenuti e bentrovati. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Presidente, lo dicevo in premessa, AFI è sicuramente un osservatorio privilegiato. In questo momento devo dire di fenomeni da attenzionare, ce ne sono veramente tanti quando si parla di materia fiscale. Anzitutto vuole descrivere brevemente in favore anche del nostro pubblico quando e perché nasce l'associazione? Senz'altro, innanzitutto buonasera, buonasera a tutti e grazie per l'invito rivolto ad AFI a collaborare con Le Fonti TV nella creazione di questo spazio dedicato a tematiche fiscali di grande attualità e impatto. Noi abbiamo accettato con grande piacere questo invito. Allora, l'AFI, due parole sull'AFI, è l'Associazione dei Fiscalisti di Impresa, di chi come me guida la fiscalità all'interno delle imprese, quindi non esercita la professione ma opera all'interno delle imprese. È nata quasi 10 anni fa con un obiettivo chiaro, quello di facilitare lo scambio di esperienze, di idee, di proposte tra chi svolge questa professione e di porsi, sicuramente di porsi come interlocutore istituzionale per le istituzioni, per l'Agenzia delle Entrate, il Dipartimento delle Finanze e così via, su tematiche strategiche di grande importanza. Siamo circa 70 iscritti, per cui rappresentiamo 70 grandi aziende operanti in Italia, siano esse gruppi italiani o subsidiari di gruppi esteri. È chiaro che il tema della riforma tributaria di cui inizieremo, se posso parlare oggi, stia particolarmente a cuore ad AFI. L'interesse necessariamente, vista la composizione di AFI, è per la fiscalità di impresa, ma non possiamo trascurare anche la riforma IRPEF, che in questo momento appare in una fase più avanzata, perché ha conseguenze indirette sulle imprese. Ora, come lei diceva giustamente, a nostro avviso AFI rappresenta un punto di osservazione privilegiato perché ha la possibilità di condividere l'esperienza concreta, le esigenze e i contributi dei responsabili fiscali delle grandi imprese italiane e auspica di poter svolgere un ruolo nella creazione del fisco del futuro, perché di questo stiamo parlando, quanto mai necessario per il nostro paese. Ecco che noi confidiamo, abbiamo altissime aspettative, se posso, che questa importante riforma possa creare un contesto competitivo attraente per le imprese che già operano nel nostro paese e per quelle che riusciremo ad attrarre. Le aree di intervento e, se posso, di miglioramento sono molteplici e cercheremo di soffermarci velocemente in questa prima sessione e sicuramente in modo più approfondito nelle successive. Benissimo, lo diceva, si tratta di rappresentanti di 70 aziende, di grandissime anche aziende che rappresentano anche delle multinazionali e che quindi hanno contezza anche di quello che avviene a livello internazionale. Come avevo avuto modo di accennare, da un punto di vista internazionale il dibattito è quanto mai aperto, è cambiata la posizione con la presidenza Biden degli Stati Uniti, ma c'è moltissimo fermento anche in Europa. Quindi chiederei a Beretta, che oltre essere componente del consiglio direttivo di AFI e anche a capo della direzione fiscale di una di queste multinazionali Prysmian. Qual è lo scenario al momento internazionale e magari un particolare focus poi sull'area che ci sta più a cuore, di cui la stessa Italia fa parte, quindi il contesto europeo?
Sì, dunque siamo di fronte ad uno scenario estremamente movimentato. A livello internazionale, a livello OCSE, siamo di fronte a dei cambiamenti nei principi della tassazione, quindi abbiamo i famosi Pillar 1 e Pillar 2, ossia il G7, quindi i paesi del G7 hanno raggiunto un accordo su dei nuovi principi di tassazione. Abbiamo diciamo un principio di tassazione non solo basato sulla presenza fisica delle aziende nei vari paesi, ma anche su quella che viene chiamata la market jurisdiction. Quindi significa che stiamo andando verso una tassazione anche differente rispetto al passato, che si basa su approcci più quelli che abbiamo chiamati formulary approach, quindi una ripartizione del reddito sulla base di formule che dipendono da quanti dipendenti una società, quanti clienti ci sono in quel paese, e al tempo stesso anche una tassazione minima delle multinazionali, questo appunto a seguito di questo G7 di cui accennavo, avvenuto il 5 giugno a Londra. Cosa sta facendo l'Unione Europea? L'Unione Europea sta andando anche oltre, ha definito recentemente, questo a maggio, ha definito una tax agenda per i prossimi 2 anni con diverse actions. La principale è quella di istituire, di fare una proposta di una tassazione comune degli Stati membri. Viene chiamata BEFIT, che sta per Business Europe Framework Income Taxation, che si basa su questi due principi sanciti a livello OCSE, quindi c'è il principio appunto di definizione di una ripartizione diciamo della base imponibile tra Stati sulla base di questa formula che dovrebbe essere tendenzialmente analoga a quella OCSE e di una definizione di una base imponibile diciamo condivisa che è già stata condivisa a livello internazionale sempre nell'ambito di questi pillars. Quindi partendo da concetti su cui c'è già accordo a livello internazionale, a livello OCSE, cercare di calarli nella realtà dell'Unione Europea. E addirittura si parla adesso di semplificazioni molto spinte, di una unica dichiarazione fiscale per tutti i paesi dell'Unione Europea, quindi veramente uno scenario molto diverso rispetto a quello, diciamo, di pochi anni fa. Assolutamente, la parola semplificazione è auspicata da tanti. Ferrari, semplificazione anche con la nuova presidenza Biden. Quali sono gli scenari oltreoceano? Ma devo dire, se posso, guardando oltreoceano, che non vedo grandi spunti di semplificazione. Quello che ha accennato la dottoressa Beretta è un esempio, davvero sta cambiando il mondo. Se guardo oltreoceano, io mi soffermerei solo su due aspetti, due recentissimi aspetti. Parliamo di un primo intervento una settimana fa, è The Made in America Tax Plan, che è stato pubblicato in aprile dal Department of Treasury. Parliamo davvero di una rivoluzione. Parto dal Made in America Tax Plan, che distilla, a mio avviso, la visione dell'amministrazione Biden sul fisco. Il piano è molto ricco per chi ha voluto leggere, ha avuto il piacere di leggere. Molto ricco, molto articolato, spazia da un incremento molto sensibile dell'aliquota fiscale statunitense sui redditi d'impresa, che viene portata al 28 dopo anni e anni di aliquote ragionevolmente basse, agli incentivi agli investimenti nelle energie alternative, ma soprattutto, ai fini di questa nostra chiacchierata, quindi più di interesse per noi, annuncia un piano per porre fine alla corsa al ribasso delle aliquote fiscali nel mondo, quindi interessa anche noi, allo spostamento all'estero dei profitti delle società americane, della promozione di un piano per assicurare una minimum tax a livello mondiale per le grandi aziende. Quindi interventi domestici, interventi internazionali oggi. Siamo a giugno, parlo di aprile, ma parlo del 2 giugno, e qui vado al secondo punto, che secondo me è estremamente emblematico, estremamente significativo, e chiunque metterà mano in Italia alla riforma non può prescindere dall'ambiente internazionale o planetario. Bene, il secondo evento molto significativo del 2 giugno, quindi esattamente una settimana fa, è la decisione del US Trade Representative o l'annuncio di introdurre dei dazi doganali, la cui per fortuna implementazione è stata posticipata, quindi nuove tariffe doganali su alcuni beni che provengono da alcuni paesi. I paesi sono sei, e parliamo di Austria, parliamo di India, Spagna, Turchia, UK, ma anche Italia. Ed è una presa di posizione in risposta ai paesi che hanno adottato una digital tax. Quindi digital tax, reazione di un'altra giurisdizione con una reazione davvero pesante. Perché è stato
posticipato l'intervento, questo intervento doganale, che avrebbe, come può immaginare, impatti devastanti per alcuni paesi e per alcune industrie, perché non è generalizzato. Bene, è stato posticipato proprio con riferimento a quanto diceva la dottoressa Beretta, perché ci sono discussioni in corso a livello di G7, fra poco di G20, e quindi il governo americano ha deciso di vedere, wait and see. Questo è annunciato, vediamo se lo introdurremo veramente, e se lo introdurremo veramente o meno dipende da come vanno questi dialoghi, perché come dicevamo prima il G7 ha preso una posizione, e qui parliamo veramente dei giorni scorsi, epocale, è stata definita una decisione che viene presa una volta nel secolo, ha avuto, diciamo così, la risposta entusiastica dei ministri delle finanze, da quello britannico a quello francese a quello americano, e anche dal nostro presidente del Consiglio Mario Draghi, così come dal ministro dell'economia Daniele Franco. È sicuramente una svolta. A mio avviso, ma questo è un mio giudizio del tutto personale, ci vorrà ancora molto, ci vorrà il G20, ci vorranno anni per eseguirla, ma la strada è sicuramente tracciata. Bene, allora mi chiedo, di fronte a queste svolte importanti, a queste strade che iniziano a essere tracciate a livello internazionale, giustamente Ferrari diceva, chiunque metta mano a una riforma tributaria non può certo dimenticare quello che sta avvenendo a livello internazionale, questo è imprescindibile. Dal vostro punto di vista, come AFI, quali sono i capisaldi che una riforma tributaria non dovrebbe in alcun modo tralasciare? Vorrei partire con Beretta. Sì, allora sappiamo tutti che la normativa fiscale italiana è estremamente frammentata, no? Questo perché gli interventi sono sempre stati fatti in momenti di urgenza e di emergenza. Quindi sicuramente il nostro sistema è estremamente complesso, ci sono tantissimi oneri amministrativi per le aziende e sono quasi disincentivanti, è un sistema disincentivante anche l'investimento in Italia. Quindi a nostro parere la riforma deve essere una riforma complessiva, quindi che sia basata su poche regole precise, un raggruppamento, diciamo, di tutte queste norme possibilmente in un testo unico, e che quindi porti a un sistema che sia equo e certo. Insomma, sono parole che nella fiscalità usiamo spesso, purtroppo di certo la certezza del diritto è qualcosa che viene richiesta, ma spesso e poche volte si ha. È importante quindi una razionalizzazione delle norme, una semplificazione del sistema fiscale italiano, e ovviamente tutto in un'ottica anche di stimolo della crescita economica dell'Italia. Questo è sicuramente la base della riforma tributaria che ci dovrà essere. Poi, se dobbiamo guardare ai tre pilastri, diciamo, su cui si basa la fiscalità, quindi i tre soggetti, quindi il contribuente, l'Agenzia delle Entrate e i giudici tributari, ecco, bisognerà operare in tutti e tre gli ambiti una riforma, diciamo, sempre in un'ottica di semplificazione. Ad oggi c'è qualche rallentamento sulla parte delle tassazioni, appunto, delle imprese, è più focalizzato il governo Draghi sulla riforma dell'IRPEF, probabilmente anche per questo scenario internazionale europeo molto, molto nuovo, molto, molto in movimento. C'è già un'apertura e quindi un inizio di analisi della riforma della giustizia tributaria, già nel piano, diciamo, nazionale di ripresa e resilienza si parla appunto di una ricostruzione, una messa a posto del contenzioso tributario. Cosa comporta questo? Allora, è stata innanzitutto istituita una commissione interministeriale sulla giustizia tributaria, che dovrebbe entro il 30 giugno dare una relazione appunto sull'esito dei lavori e proporre anche degli interventi specifici. Addirittura si stima che ci sarà una legge delega adottata entro fine anno, fine 2021, i decreti attuativi nel 2022 e poi degli ulteriori strumenti nel 2023. Questo significa che i temi da affrontare ovviamente saranno molti. Il contenzioso tributario ad oggi presenta diversi aspetti patologici, abbiamo sia da un punto di vista quantitativo dei numerosi contenziosi che ci sono, dal punto di vista qualitativo, perché dal punto di vista qualitativo il 50% delle sentenze che arrivano in Cassazione comportano l'annullamento della decisione degli altri due livelli di giudizio. Quindi chiaramente gli aspetti da affrontare sono tanti, si deve partire sicuramente anche dal ruolo e dal
del giudice tributario, che possa essere un giudice a tempo pieno, che sia dedicato in esclusiva alla materia fiscale, che è molto specialistica. Assolutamente, come diceva, in questo momento sicuramente i discorsi sull'IRPEF sono molto più avanti, dovrebbero concludersi proprio in questi giorni, insomma sono attese le conclusioni delle consultazioni e anche devo dire la stampa si sta concentrando molto su quello. Noi invece proviamo a riportare un po' il discorso su quello che è il fisco per le imprese, perché rappresenta anche il fisco per la crescita, il fisco per la ripresa, e giustamente come diceva Beretta, in questo momento abbiamo un sistema quasi disincentivante invece. Quindi partendo ovviamente sempre dalle proposte AFI, e voi cosa proponete, Ferrari? Ma volendosi soffermare sugli input, o diciamo così su incentivi alla crescita, io ritornerei alle discussioni che abbiamo, che sono state fatte ampiamente proprio un anno fa, quando eravamo nel pieno della pandemia. Ecco, molte delle proposte non erano diciamo così legate specificamente al momento storico di grande difficoltà e alla pandemia, ma sono indicazioni di carattere strutturale. Allora, gli incentivi che già oggi esistono nel nostro paese e che stanno dando dei risultati positivi, cito Industria 4.0, Patent Box, credito d'imposta, ricerca e sviluppo, quindi ci sono già e sono state decisioni del nostro legislatore che poi si sono ripetute e che sono state viste con grande interesse dalle aziende. Quello che forse si chiede è di assicurare la necessaria durata pluriennale del periodo di validità degli incentivi, e questo al di là di un eventuale incremento delle aliquote o del massimale di investimento. Penso che sicuramente l'aumento dell'incentivo sia importante per le imprese, ma se posso, come sempre in ambito tributario, le imprese cercano e chiedono stabilità di regole, stabilità di principi e stabilità di durata dell'incentivo, e questo è molto molto importante, perché tutti gli incentivi che ho vanno a finanziare investimenti di medio-lungo termine. Quindi l'imprenditore che decide di investire in ricerca e sviluppo, magari finalizzata alla creazione di un bene intangibile, deve sapere se ha un incentivo al credito d'imposta ricerca e sviluppo o un patent box per 1, 2, 5, 10 anni, e possibilmente dovrebbe sapere se queste regole sono fisse. Non dico per sempre, ma per un periodo che sia consono con l'arco temporale che caratterizza l'investimento. Ci sono poi altre aree, secondo me, di grandissimo interesse. Durante la pandemia si è citato come un interesse assolutamente prevalente l'esigenza di cassa delle aziende. Non è che l'esigenza di cassa delle aziende venga meno adesso nel 2021, perché forse, io auspico, si vede la luce intorno al tunnel o alla fine del tunnel. Ecco, l'introduzione di meccanismi di compensazione dei debiti tributari con i crediti liquidi esigibili verso la pubblica amministrazione, che sembrerebbe un fatto scontato, piuttosto che altro fatto che apparirebbe scontato, la compensazione dei debiti e crediti fiscali con la soppressione a regime del tetto delle compensazioni, sono sicuramente elementi che aiuterebbero la crescita o la ripresa. Per non parlare poi di aspetti più soft, ma altrettanto importanti, che renderebbero il nostro paese ancora più attraente per l'investitore, il tema degli incentivi all'adozione di sistemi di controllo del rischio fiscale, il cosiddetto tax control framework, piuttosto che l'adesione al regime della cooperative compliance, un regime che è ormai in essere da 6 anni, che sicuramente ha dato risultati positivi, ma che può essere sicuramente migliorato. E infine, se posso citare un ultimo aspetto che penso sia importante, la capitalizzazione delle imprese, quindi uno strumento che ha facilitato, ha incentivato la capitalizzazione delle imprese come l'ACE, è un altro elemento molto importante, anche qui stabilità. Chiudo semplicemente dicendo che anche questi interventi, che apparentemente sono solo ed esclusivamente nazionali, l'ACE, il patent box, così non sono. Infatti
devono essere inserite in un quadro internazionale, perché cito solo l'ACE, proprio l'amministrazione fiscale americana, il governo americano ha preso di mira la nostra ACE, come sa benissimo chi fa business negli Stati Uniti, rendendo di fatto indeducibili alcuni costi, costi per i canoni o royalties, costi per gli interessi intercompany, laddove, diciamo così, la società non residente per caso beneficiasse di quello che viene definito notional interest deduction legacy ACE. Quindi anche i provvedimenti di assoluta fiscalità domestica non potranno più, come in passato, prescindere dall'ambiente internazionale. E qui torniamo al punto fondamentale da cui siamo partiti, all'armonizzazione, al tentativo appunto di comprendere che non si è delle monadi, ma si è inseriti all'interno di un contesto dal quale non si può chiaramente prescindere. In questo tentativo di armonizzazione, di semplificazione, e qui faccio ancora una volta una domanda a entrambi un po' di chiusa di questo primo appuntamento, avremo poi sicuramente modo di approfondire anche questo argomento. Che ruolo potrebbe avere l'Agenzia delle Entrate? Si parla di una riforma della stessa, lo accennava anche Beretta, quindi chiedo voi quale visione avete sul futuro ruolo e l'importanza magari che potrebbe acquisire proprio in termini di semplificazione e di armonizzazione l'Agenzia delle Entrate. Partire con Beretta. Dunque, il ruolo è centrale chiaramente, soprattutto per quello che dicevo prima, noi dobbiamo avvicinarsi sempre di più a questi principi di equità e certezza tanto richiamati, no? Che vorremmo dalla riforma. Noi abbiamo visto sicuramente un cambio culturale sia del contribuente sia dell'agenzia, del contribuente che per l'appunto ha adottato sempre di più dei sistemi di controllo, presidio del rischio fiscale, l'agenzia che sicuramente si è avvicinata al contribuente con questa volontà appunto di trasparenza che è soprattutto, diciamo, nell'ambito dei regimi di cooperative compliance che citava prima Ferrari. Probabilmente non è sufficiente, ancora oggi si vede questo atteggiamento dell'agenzia che tende a riscuotere il più possibile in termini di gettito, non sempre cercando di condividere quello che è il business dell'azienda. Occorre senza dubbio un cambio completo, diciamo, nei confronti dei contribuenti, che sono contribuenti in qualche maniera che adottano questi principi di controllo del rischio fiscale, che l'agenzia si dimostri collaborativa, che quindi vengano incentivati sempre di più questa buona pratica del contribuente che presidia il rischio e che ci sia questa possibilità di avere non l'agenzia come un antagonista, ma colei che in qualche maniera garantisce una tassazione equa, corretta, trasparente e certa, senza dubbi interpretativi continui, cambiamenti di opinioni, eccetera. Quindi la comprensione del business credo che sia un qualcosa che auspichiamo anche lato agenzia. E ancora una volta armonizzazione e semplificazione per la vita aziendale. Ferrari, una battuta anche con lei, Agenzia delle Entrate, come la vediamo nel futuro? Sì, io mi soffermerei proprio due minuti in chiusura sul secondo ruolo importantissimo dell'Agenzia delle Entrate, che è quello dell'interprete delle leggi. Poi abbiamo l'interprete ultimo, che è il giudice. Però io penso, riallacciandomi a quello che diceva Beretta, che l'azienda ha bisogno di un fisco, cioè un sistema tributario semplice, certo, ma anche di un'Agenzia delle Entrate che interpreti, che fornisca i chiarimenti su come applicare questo fisco certo e semplice nella realtà. E quello di cui abbiamo bisogno sono interpretazioni che devono avere due o tre caratteristiche a mio avviso fondamentali. A, devono essere tempestive, ovviamente, devono essere esaustive, ma soprattutto devono avere un carattere di generalità. Quello che l'azienda chiede nel momento in cui c'è un istituto nuovo, qualunque esso sia, delle regole o una circolare, una presa di posizione che sia onnicomprensiva. Quello che non amiamo tantissimo sono le interpretazioni ad hoc, specifiche, che riguardano il singolo in singolo caso. Devo dire che molto è stato fatto. Molto è stato fatto e quindi noi apprezziamo molto
lo sforzo dell'Agenzia delle Entrate in questa direzione. Secondo me ci sono, come sempre, spazi di miglioramento e devo dire in conclusione che noi siamo ben disposti, proprio come AFI, come membri AFI, ognuno di noi, a, se fosse possibile, contribuire anche, diciamo così, con l'agenzia o comunque con le istituzioni, proprio per dare un contributo tecnico di chi vive in azienda, di chi poi queste norme le deve applicare e di chi magari non trova tutte le spiegazioni in una circolare e quindi ritorna dall'agenzia, e a questo punto può ben capire che il processo può non essere estremamente efficiente. Quindi molto è stato fatto, abbiamo apprezzato e stiamo apprezzando lo sforzo, si può fare ancora qualcosa e noi siamo disponibili a collaborare. Benissimo, ancora una volta chiudiamo quindi con questo concetto basilare, che è quello della semplificazione, di provare a ridurre un po' tutti i passaggi per arrivare a delle certezze, non dico ogni comprensive perché quello è sempre difficile, auspicabile ma difficile, ma maggiori certezze operative per le aziende. A questo punto io ringrazio Massimo Ferrari e Laura Beretta per essere stati con noi. L'appuntamento con Agora Fiscale e con lo sportello appunto AFI di riflessione insieme ad AFI per il 14 luglio, dove parleremo in particolar modo di riforma di giustizia, della giustizia tributaria. L'abbiamo iniziata ad accennare, ma gli argomenti sono veramente vasti perché, come diceva Beretta, è un sistema su cui bisognerebbe incidere in profondità. Quindi ringrazio i nostri ospiti, grazie Ferrari e grazie Beretta. Grazie a lei e buona serata a tutti. Grazie a tutti, buona serata. Buona serata. Grazie ovviamente anche al nostro pubblico per averci seguito. Un breve spazio pubblicitario e poi Le Fonti torna con i nostri Le Fonti Awards. Buona serata.